cancelli lei la mia disperazione. Oggi abbiamo 6 udienze, dico 6 udienze, lei viene a quest'ora. Mi spieghi questo ritardo, che è successo? Ma da signor giudice, c'era un giovane che mi seguiva. Beh, e allora? Camminava così piano. Ma per favore, andiamo a lavorare, vecchia frusco. Andiamo a piano, andiamo a lavorare, così. Camme, le lingue mica sono state condannate. Camme, camme. Mamma, papà! Umberto, figlio mio! Tranquilla, figlio mio! Non di agitazione! Ma che condizioni ti presenti? Una volta che vieni preso per omicidio ti porta in tribunale... Che è un omicidio! Tre omicidi, figlio e mio! E ti presenti così, senza la cravatta, la camicia! La fretta, papà! E la fretta, tu devi pensare a queste cose, tu hai i tuoi debutti in società! Diventerai famoso! Pensa che adesso ti fanno sulla stampa, la gazzetta, una fotografia! Silenzio! Silenzio! Entra la corte! Troppo buoni, grazie, troppo buoni. Che emozione. Bene. Signor giudice, qua ci sono tutti i capi d'amputazione. Amputazione? Imputazione, cancelliere, imputazione. Sono sbagliati, lo scusi. Bene. Iniziamo il dibattimento a carico del signor Gennaro Caccavelli. Caccavalle. Caccavalle, mamma. Dici Caccavelli. Infatti, mi sono sbagliata. Chiedo scuse. Cancelliere, va bene. Sì. Al quale viene contestata la violazione dell'articolo 721, 777 e 779 del codice penale. Signor Gennaro Caccavelli. Caccavalle, papà. Caccavalle. Chiedo scusa, va bene. Lei è accusato di aver colpito sua moglie a morte con una chiave inglese. Bastardo! Ehi, e chi è? Che cos'è? Silenzio! Silenzio! Faccio sgombrare l'aula! E che muoci? Lei è anche accusato di aver colpito a morte sua suocera con una chiave inglese. Bastardo! Ancora! Silenzio! Ma che muoci, veramente? Ma che siamo al mercato della pesce? Questa è mancanza di correttezza, educazione riguardo alla corte. Non è lei, stai tranquillo, non si agita. E che muoci? Dicevo, signor Caccavelli. Caccavalle, ma è una cosa. Che Caccavalle, scusa. Chiedo scusa. Poi lei ha occultato l'arma del delitto e ha ucciso la cameriera con un'altra chiave inglese. Bastardo! Ma chi è lei? Signore, io capisco la sua rabbia, la sua indignazione. Ma mi vuol dire che cos'è? Che cosa vuole? Chi è lei? Chi sono io? Io sono quello che abita a fianco alla palazzina di Caccavalle. Sai quante volte ho chiesto la chiave inglese e ha detto no, non ce l'ho. Mo sono uscito di chiave inglese.